Non lo so, guarda, è successo questo. Degli amici avevano scritto un testo molto simpatico, una commedia musicale, sui 9 mesi di maternità. E poiché era una commedia musicale, avevano telefonato a Stefano Mainetti, che tra le altre cose è mio marito, perché scrivesse loro le musiche di questo spettacolo. E Stefano ha detto, vediamoci, incontriamoci, leggiamo, vediamo cosa possiamo fare. Era una cosa, una commedia simpatica, anche un po' tenera a tratti. E intanto che eravamo in macchina, hanno detto, senti, ma sai, pensavamo di chiedere ad Elena, tu che ne dici? Ci dice, ci manda a quel paese. Volevamo chiederle se potesse fare la regia. Dice, guarda, Elena è con me in macchina, siamo in viva voce, glielo puoi dire. Io dico, ma che vi siete presi? Ma siete pazzi? Come vi è venuto in mente di chiedere una cosa? Cioè, io non l'ho mai fatto la regista nella mia vita, non ho velleità registiche. Intanto Ecco, è vedi, morto qualcuno, sulla ma regia. tranquillo, E ho detto, ma posso dare una mano? Perché la protagonista di questo spettacolo è una ragazza molto, molto carina, che però veniva dalla danza, diciamo che non era propriamente un'attrice. Dico, ma se volete, do una mano a Valentina Olla, che è l'ideatrice poi di questo spettacolo. Vi do un po' una mano così. Ci siamo incontrati, abbiamo letto il testo che era sinceramente e ti ha simpatico. convinto. E ho detto, e ho Perché cominciato a vedere no? lo spettacolo, e ho cominciato a vedere che sostanzialmente nel momento in cui il test di gravidanza diventa positivo, l'entità bambino si abbatte nella tua vita e ti occupa Modifica, ogni certo. dall'armadio a ogni pensiero, ogni minuto, non c'è, per te non c'è più spazio. E quindi è venuto fuori uno spettacolo con le musiche scritte da Stefano, che sono molto molto carine, con i musicisti in scena dal vivo che suonano, perché io non posso sopportare, qua ci sono dei fior fior di musicisti, di andare a vedere il musical con le basi. Sì, sono d'accordo con Cioè, te, qua l'Italia è l'unico paese che è veramente, insomma. è E quindi ho detto, vabbè, facciamo pochi strumenti perché i mezzi sono quelli che un po' insopportabile. Però, sono, pochi, però dal vivo originali. E siccome non sapevo come mettere in scena i musicisti, perché questo mondo bambino doveva essere una specie di incubo, cioè a un certo punto cade un ciuccio gigante che è tipo una spada di Damocle, si abbatte sulla vita di lui, soprattutto del marito, che la moglie è un po' più preparata, anche se questa vita che gli cresce dentro comunque è strana. E non sapendo come mettere in scena i musicisti, ho pensato che potessero essere degli orsetti, dei peluche. E quindi. Rischiosissimo farsi fare la regia. Sì. E ho messo tre Un fior musicista fior da di mezzo, musicisti diplomati al vestiti da conservatorio, orsetti. uno di. E come l'hai convinti? Si sono divertiti come i pazzi. Uno è pure laureato in composizione con mio marito. E tu l'hai vestito da orsetto? Lui da orsetto, uno da paperella. Ah, Tu devi vedere il ok. sassofonista grandissimo, vestito da Contento, paperella, ma no, è ti davano venuto. retta tutti? Cioè, tu hai detto, sono la regista, No, diamine! loro hanno detto, dico ragazzi, potete dirmi di no, però io avrei pensato questo. Loro hanno cominciato a ridere come dei pazzi, lo spettacolo fa molto ridere, Ti però. travestirei da orsetto, il travestimento sul Secondo palco me è te sei talmente inaccordo. geniale che te l'avresti fatto. Io Ma se fossi guarda, vestito da coniglione qua mi sentirei se molto vuoi orgoglioso. I travestimenti ne io. abbiamo fatti parecchi, Ma scusa, ma i orsetto grandi manca. musicisti non hanno mica paura di quello, quelli Ma che devono suonare, pazzi, se suonano ci bene, ci divertiamo, si diverte, no? ci divertiamo.